Katia Ricciarelli. Prima però seguiamo il servizio che ha realizzato per noi Giuseppe Di Tommaso e poi lo commentiamo con lei. A tra poco. Sempre stata molto curiosa e coraggiosa. Simpatica, eclettica e intensa, tutto questo è Katia Ricciarelli, artista di grandissimo spessore con alle spalle una prestigiosa carriera ultra quarantennale. Assoluta della lirica, sale alla ribalta nel 1971 dopo aver vinto un concorso televisivo della RAI. Nel mio caso è stato un trampolino di lancio straordinario perché si sono aperti tutti i teatri del mondo. Soprannominata il soprano verdiano per il particolare colore della sua voce, dalla metà degli anni 70 inizia a esibirsi nei teatri più prestigiosi del mondo, recitando con le voci maschili più importanti della lirica. In qualsiasi parte del mondo io andavo, praticamente era un debutto. Negli anni successivi, oltre alla lirica, la camaleontica Katia ha sperimentato altre forme artistiche, presentando il programma Segreti e Bugie e duettando con artisti importanti della musica leggera italiana. Quattro note, quattro frizzi, quattro salti, quattro lampi, quattro note, quattro frizzi, un milione siamo pazzi, un milione troppo troppo per un tipo come te. Mentre in amore, solo due travolgenti passioni, con José Carreras e il conduttore televisivo Pippo Baudo. È stato importante, ma penso che ci sia una, dico sempre, ogni frutto ha la sua stagione, ogni stagione ha i suoi frutti. Negli ultimi anni si è dedicata al cinema vincendo il Nastro d'Argento nel 2006 con il film La seconda notte di nozze di Pupi Avati ed è diventata tra i personaggi più amati della fiction italiana. Si apre quindi il sipario per un'artista completa che con talento ed eleganza è diventata una grande diva della canzone lirica mondiale. Thank you.